Bentornati sul mio canale ragazzi, oggi andremo a vedere un movimento preso dall'inside leg. Io la chiamo ballerina testa in giù perché fondamentalmente rispecchia un pochino la presa della ballerina a testa in su. Quindi andiamo a scaldare un pochino la schiena perché ci serve per arcare bene sul palo e andare a prendere il palo con il braccio esterno e siamo pronti per cominciare. Mi chiamo Laura Borgognoni, sono un'insegnante e un'atleta di pole dance e un coach professionista. Ora, se siete pronti, cominciamo. Lo vediamo inizialmente su palo statico. È un movimento coreografico molto carino da poter inserire all'interno delle vostre routine tra un collegamento e l'altro. Partiamo dalla nostra posizione dell'inside, quindi andiamo su e aggancio. A questo punto scendo nella mia posizione. Cerco il palo con il braccio esterno, mentre l'interno rimane bene in chiusura. A questo punto, sul palo spin, quello che dovremo fare è chiudere la gamba e qui prenderò giro e riaprire. Arcate bene la schiena, altrimenti il movimento verrà chiuso. Chiudo e apro. Attenzione a non ingobbirvi, a non stare tutti chiusi, altrimenti, come ho detto, il movimento non verrà bene. Andiamo a vederlo ora sul palo in spin. Vedrete che quando avvicino la gamba il palo prenderà giro, quando l'allontano il palo rallenterà. È quindi un movimento molto coreografico da inserire tra due figure diverse che può dare un po' di morbidezza a tutti i passaggi. Andiamo a vederlo. Quindi vado su e aggancio la mia gamba inside. Apro. A questo punto cerco il palo con il braccio esterno mentre l'interno chiude sul palo. Chiudo la gamba, prendo velocità e riapro. Chiudo, posso anche tenerla piegata e riapro estendo. Potete usarlo in diversi modi, gamba tesa, gamba piegata, richiudo più veloce, richiudo più lento. L'importante è che non vi fate prendere dal panico quando prenderete giro. Ora io sono entrata a una velocità media. Più entro veloce, più quando avvicino la gamba sentirò tanto giro, quindi mi raccomando, fate molta attenzione. Spero che il video vi sia tornato utile. Ora vi darò un piccolo compito. Provate a collegarlo a qualche figura, pubblicate il video e taggatemi. Fatemi vedere che cosa avete creato e ci vediamo nel prossimo video. Spero che vi sia tornato utile. Lasciate un like e iscrivetevi sul mio canale.